sia sempre garantita. La Guardia di Finanza, in occasione dell'estate, ha potenziato il dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale. L'ultimo sequestro è avvenuto al centro Ingrosso China di Padova, dove le fiamme gialle hanno sequestrato 38.672 articoli non sicuri perché privi della marcatura CE e di altre indicazioni previste dalla legge, in gran parte prodotti destinati ai bambini. Il responsabile della violazione è stato segnalato alla Camera di Commercio, che potrà comminare una multa che va da 1.500 a 30.000 euro. Infatti sono soprattutto giochi, palloni e altri prodotti che hanno come utilizzatori finali bambini. Nel caso di specie, oltre a quello ci sono anche prodotti di largo consumo per il giardinaggio e anche prodotti di telefonia che sono a stretto contatto, prodotti che sono a stretto contatto con la pelle e quant'altro. Per cui un'attenzione ulteriore verso il consumatore e un'attenzione ulteriore soprattutto verso la sicurezza di tutti i prodotti che vengono messi sul commercio. Quindi parliamo di prodotti che mancano di certificazioni, quindi potrebbero essere pericolosi? Sicuramente sì, sono prodotti che non hanno le certificazioni di importazione, prodotti che non hanno le indicazioni in italiano della composizione dei prodotti stessi e soprattutto non si sa bene cosa viene utilizzato e come sono composti. In questa attività abbiamo sequestrato complessivamente 38.000 pezzi, ma già in precedenza, durante questo periodo estivo, abbiamo sequestrato altri prodotti, soprattutto giochi, per un valore di oltre 1 milione di euro. Qui nel caso di specie al mercato questi beni avrebbero fruttato intorno ai 210.000 euro. Ma quel che preoccupa maggiormente è appunto la sicurezza per quanto riguarda adulti e bambini. Basso costo e poche indicazioni sono i campanelli d'allarme nell'acquisto di merci delicate come quelle appunto destinate al gioco dei bimbi. Per questo è buona norma porre un po' di attenzione al momento dell'acquisto e non limitarsi ad apprezzare il prezzo di vendita solitamente basso di prodotti che potrebbero risultare pericolosi una volta arrivati tra le pareti di casa.